Vediamo adesso il campo magnetico generato dalla corrente che scorre in un conduttore rettilineo posto nel vuoto. Schematizziamo la situazione, quindi supponiamo di avere un conduttore rettilineo di lunghezza infinita. Questo conduttore posto nel vuoto, abbiamo detto, sia percorso da una corrente I. Vediamo il campo che esso produce su una, nello spazio circostante, supponiamo un punto a distanza P dal conduttore. Noi sappiamo, se schematizziamo il contributo dovuto a un tratto di conduttore infinitesimo di lunghezza ds, al quale corrisponda un vettore I ds, avente appunto modulo dato dall'intensità della corrente e direzione longitudinale al filo. Consideriamo adesso la distanza R, quindi sia R la distanza, il vettore che rappresenta la distanza dal tratto di lunghezza ds al punto di interesse P. Se questo punto P è posto perpendicolare, cioè se mandiamo la perpendicolare dal punto P al conduttore, questa perpendicolare sia pari a R maiuscola come distanza, allora sappiamo che la legge di Biot-Savart mi dice che dB mu con 0 fratto 4 pi greco I vettore ds prodotto vettoriale per R diviso R cubo. Se andiamo a integrare lungo tutto il conduttore i contributi di ogni singolo elemento, troviamo che questo contributo risulta avere intensità per l'induzione magnetica corrispondente pari a mu con 0 I fratto 2 pi greco R, dove R abbiamo detto che è la distanza perpendicolare del punto di nostro interesse al conduttore. Se volessimo disegnare questo andamento nello spazio, otterremmo un andamento di questo tipo. Quindi questo è il conduttore, il campo B risulta essere disposto lungo delle circonferenze concentriche al conduttore, che con campo magnetico che risulta tangente a queste circonferenze. Non abbiamo disegnato prima il contributo dB, quindi la direzione di dB, se applichiamo la regola della mano destra alla costruzione che abbiamo fatto in precedenza, qua risulta dB entrante nel piano del disegno, e qua si vede, diciamo, che la B a distanza R1 è maggiore della B a distanza R2
questo sia R1 e questo sia R2, risulta essere l'induzione magnetica inversamente proporzionale alla distanza R dal conduttore e quindi a un andamento parabolico decrescente allontanandoci dal conduttore stesso.